Ragazzi, oggi vi porto la reaction al nuovo record del mondo di Warzone sulle ranked di Rebirth Island fatto da Lennon, Gabekun e Adrian con ben 83 kill di team. Andiamo subito a vederci questo partitone insieme quando cadono qui nella zona di Factory. Prima kill per Adrian, il secondo non riesce a finirlo. Non segue adesso a pistola ma lo mette a terra Lennon. Adesso l'ultimo è qui sul tetto, lo andranno a pushare in due sicuramente. Lo cracca Adrian a pistola, lo finisce Lennon, è whippato il primo team. Attenzione che hanno ancora un altro nemico lì sotto. Intanto una kill per Adrian qui nella zona di Factory. Adesso andranno a lottare sicuramente per comprare il loadout. Infatti ragazzi, adesso lascio i soldi per comprare il loadout. Intanto Adrian con la static e l'STG. E adesso si stanno spostando qui nella zona delle cassette. Tirano il primo UAV. Hanno qualche nemico qui vicino. Altra kill per Gabekun. Adrian che mette a terra il secondo. Seconda kill per Adrian. Ovviamente ragazzi, si esce che i nemici sono livello bronzo. È un bug che c'è da Warzone 2, quindi ovviamente è impossibile che in una lobby di top 250 ci sia qualcuno di bronzo. Minimo che possono incontrare sono in platino. E sicuramente se hanno fatto questo record, ovviamente la lobby non sarà piena di iridescenti, cremisi, eccetera. Però ragazzi, farsi 83 kill ovviamente non è assolutamente facile, soprattutto sulle ranked. Quinta kill per Adrian. Attenzione, si sta arrestando, lo finisce. L'altro è scappato sulla nave. Vediamo se lo andrà a prendere. Kill facile per Adrian. Sesta kill per lui. Un altro che vola, prende la corda e non riesce a laserarlo per poco, ragazzi. Riesce a scappare il nemico. Adesso Adrian che andrà a prendere la corda per andare a pushare gli altri nemici facilmente. Se ne va qui la zona di Prison. Un nemico che sta tornando in aria, lo cracca soltanto, lo lascia praticamente un tiro. Sono un paio di team lì sotto. Attenzione che lo lasciano a mezza vita Adrian. Un sacco di gente che deve venire da dietro. Intanto mette a terra il primo Adrian. Settima kill per lui. L'altro lo finisce soltanto, l'hanno già messo a terra. E ancora un sacco di gente che viene qui da dietro. Ne mette a terra un altro, ottava kill per Adrian. Mette a terra un altro, non a kill. Quando e se verrà confermata. Intanto confermata la kill, non a kill per Adrian. Altra gente qui nei bagni. Però lo mette a terra Lennon. Ne mette a terra un altro Adrian per la sua decima kill. Attenzione, l'ultima è la finestra. Lascia mezza vita, deve scappare, lo flasha. Però c'è Lennon da dietro.
Intanto lo va a pushare Adrian, lo mette a terra, undicesima kill per Adrian. Adesso gli altri team sono qui sopra, lo mette a terra Lennon, questo refrag, lo mette a terra anche il secondo, è whippato questo team. Adesso andranno a pushare il team che ha control. Sembra che siano un paio di team. Mette a terra uno Adrian. Lascia praticamente un tiro al secondo. Adesso ne andranno a pushare. Lo pusha nel fumo. E tredicesima kill per Adrian. C'è un altro team qui alle tende. Non gli entra il wallbang. Adesso si lo hitta soltanto. Però hanno ancora gente qui sotto di loro. Però lo uccide Lennon. Adesso Adrian andrà a pushare qui alle tende. Quando ragazzi mancano 9 team, 25 persone, 13 kill per Adrian e ancora meno 95 SR. Tanto gente che sta scappando dietro le casette. Attenzione Adrian che mette a terra il primo, mette a terra il secondo e quasi mette a terra il terzo. Questi qui stavano un po' dormendo qui nella casa. Attenzione che non ha altro dietro, lascia praticamente un tiro. Però non pusha perché altra gente dietro che potrebbe prenderlo alle spalle. Intanto 15 kill per Adrian. E ancora altra gente qui nelle casette. Adesso c'è anche Gabekun che ne mette a terra uno e lo finisce. Attenzione, un altro qui sulle scale. Camperato, lo mette a terra Adrian per la sua sedicesima kill. Intanto cade altra gente alle tende. Non riesce a prenderlo con il wallbang. Adesso sì, lo pusha, lo mette a terra. 17esima kill per Adrian. E mancano 7 team ragazzi, 15 persone, meno 31 SR. Intanto ne cade uno in paracadute. Lo cracca soltanto un po'. E deve venire davvero un sacco di gente da Prison, dalla casa della nonna e anche da Control. Attenzione Adrian che prende il primo, glielo lascia un tiro. Riesce a scappare tirandosi il fumo il nemico. Adesso si andrà a pushare. Lo mette a terra. Però questa volta ha rischiato Adrian, l'ha lasciato praticamente a un colpo. Adesso ne ha uno sopra di lui e l'altro sulla barca. Intanto push il primo. Questa sì, facile facile. 19esima kill per Adrian. E l'ultimo nemico è lì sotto alla barca. Fire di Adrian che lo vedeva con questo triplo UAV. 20esima kill per il nostro Adrian quando mancano 6 team, 14 persone. Siamo quasi alla fine ragazzi. Già 20 kill per Adrian. Adrian che lo cracca, non gli entra il wallbang lì dentro. Ne hitta un altro. Cracca anche il terzo. Ma non riesce a mettere a terra nessuno. Attenzione che altra gente è qui nella casa dei campers. Ce n'è uno qui alla tenda. Lo andrà a pushare sicuramente. Lo cracca, lo pusha. Attenzione il nemico che gli tira una mina, doppia mina. Attenzione che gli arriva uno, una caramella in paracadute. Facile facile, 21esima kill per Adrian. Lo pusha il secondo, attenzione che lo mette a terra. Era senza piastre. Però l'hanno già arrestato ragazzi, va a riprendersi il suo loadout. Qui sotto a Stronghold.
Attenzione, lo mette a terra. 22esima kill per Adrian con il supporto di Gabekun. Adesso ragazzi, mancano soltanto 4 team. Ne prende uno allo shop, qui lo cracca, se ne scappa da dietro, lo mette a terra facilmente. 23esima kill per Adrian, inoltre qui sotto nascosto, però sale sopra, lo mette a terra mentre cercava di salire lì sulla corda. Adesso li andrà a pushare. Attenzione che auto res, però non riesce a ressarsi. Mette a terra anche il secondo, ragazzi. 25esima kill per Adrian. E adesso gliene manca soltanto uno. Li lasciano i soldi per farlo ressare e farsi più kill. Vediamo se il nemico andrà a ressare. Intanto 33 kill ragazzi per Gabekun, 24 per Lennon e 25 per Adrian. Che partitone ragazzi, soprattutto di Gabekun con 33 kill. Ricordiamo ragazzi, Gabekun quinto alle World Series di Warzone. Però il nemico non ha nessuna intenzione di restare ragazzi. Lo mette a terra Lennon ragazzi. Nuovo record del mondo di Warzone delle ranked ragazzi su Rebirth Island con ben 83 kill di team, 25 per Lennon, 25 per Adrian e 33 per Gabekun. È tutto per il video di oggi ragazzi, un bel like al video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e iscrivetevi per restare sempre aggiornati su Warzone. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.